Iniziamo la nostra ricetta prendendo dei pomodorini, ciliegino o datterino, a seconda di quello di cui naturalmente riusciamo a disporre. Li laviamo molto bene sotto l'acqua corrente e li tagliamo in due parti, togliendo la parte acquosa interna e tutti i semini. In questo modo. È un lavoro di pazienza, però ci aiuterà ad ottenere un'ottima ricetta fatta bene, molto bene. Con questa polpa ci farò un condimento per la pastina di mattina. Ovviamente non andrò a buttarla, poi andrò a condirla con olio e parmigiano. Dopo la parentesi doverosa in cui spiegavo che cosa avrei fatto con la polpa, momento comunque importante, soprattutto perché molti di voi a volte mi chiedono con gli scarti, gli avanzi, che cosa ci faccio. Ovviamente non li spreco mai, quando possibile faccio vedere il loro destino, quale dovrà essere. Comunque, questi sono i pomodori scavati, puliti, privati dei semini e della loro acquetta interna, che noi adesso andremo semplicemente a fare a pezzetti in questo modo. Preparati e assemblati la nostra pasta. Passiamo allo step successivo. Nella ricetta che è già presente nel blog, che naturalmente non mancherò di linkarvi nell'info box video, è presente lo scalogno, è presente il cipollotto. Lo scalogno è quello che mi ritrovo adesso al momento del video. Lo trovo un degno sostituto del cipollotto, dolcezza e freschezza allo stesso modo, per cui potrebbe essere una valida alternativa. E dopo averlo sbucciato e privato appunto della sua bellicina, lo vado ad affettare. Lo affettiamo. Lo mettiamo in padella. Insieme ad un po' d'olio extravergine d'oliva. Intanto accendo anche la pentola con l'acqua della pasta. Incomincio a far soffriggere molto delicatamente il mio scalogno. Aggiungo tutti i pomodorini precedentemente tagliati a pezzetti, li faccio saltare qualche minuto e non aggiungo sale. Mentre i pomodorini vanno tranquilli nella loro cottura, io il sale lo metto qui, nell'acqua della pasta che bolle, e ci metto i miei fusilli. Lascio cuocere. Come appunto dicevo, basta fare una cottura di pochissimi minuti per evitare che poi inizi a sfaldarsi inevitabilmente il pomodorino. Deve rimanere comunque integro e ben saltato in padella. L'ho spento, l'ho tolto dal fuoco, lo lascio praticamente raffreddare, mi serve che sia freddo proprio per la preparazione della pasta. Nel frattempo i fusilli sono in cottura. La pasta è stata scolata al dente. E dobbiamo attendere che si raffreddi, comunque che smetta di far fumo, di fumare. Per evitare che si attacchi aggiungiamo dell'olio d'oliva, altrimenti diventa parecchio collosa.
dobbiamo conservare la freschezza delle foglie di rucola, per cui non possiamo aggiungere tutto quando ancora la pasta è molto calda. Dobbiamo attendere qualche istante. Siamo pronti per mettere i nostri pomodorini saltati in padella. Facciamo questa prima mescolata. Aggiusteremo di sale proprio in questa fase, visto che dobbiamo anche aggiungere la ricotta salata. Secondo me non aveva senso andare a salare tutte le parti prima. Aggiungiamo della rucola fresca già lavata, quella in busta sono molto comode, altrimenti quella fresca che trovate al mercato, tutta la rucola che vogliamo a nostro piacimento. E mescoliamo anche in questo caso. Macinata di pepe nero, mescoliamo, insieme ad una piccola giustatina di sale. Completiamo la ricetta con il mio tocco preferito, la ricotta salata siciliana fatta a scaglie. Anche qui cercate di essere un po' generosi. Un suggerimento: per poterlo consumare più fresco possibile, copriamo con pellicola e facciamo riposare in frigo, in modo che l'insalata di pasta risulti più fresca e più appetibile nelle giornate afose. Lasciate il vostro like alla ricetta, mi raccomando, condividetela e continuate a seguirmi in tutte le restanti pagine social e pubblicazioni. Alla prossima, buon appetito e buona estate!